ad occhio ai giornali e l'edizione di questo martedì 15 ottobre e come sempre la apriamo occupandoci del santo del giorno. Oggi si celebra Santa Teresa di Gesù, carmelitana francese, proclamata santa da Pio XI nel 1925. Oggi il sole sorgerà alle 7:23 e tramonterà alle 18:24. Lo sguardo ora al meteo. Giornata caratterizzata dalla prevalenza di sole con comunque nuvole che si faranno più dense nel corso della serata, quanto invece alle temperature si manterranno stabili rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni. E veniamo adesso alle notizie del giorno, notizie anche drammatiche, come vedremo la prima arriva da Senigallia. Bullizzato a scuola, si spara a 15 anni. Così il Corriere Adriatico riassume nel titolo la tragica fine di uno studente dell'istituto alberghiero Panzini di Senigallia, scappato di casa dopo uno sfogo con il padre. Mi perseguitano, lo studente suicida con la pistola del genitore vigile urbano. I genitori denunciano, si legge nel sommarietto, in tre lo tormentavano, tra loro una ragazza. Il corpo è stato trovato nelle campagne di Montignano, la frazione in cui risiedeva la famiglia, sotto analisi cellulare e computer. Nella tabella il Corriere Adriatico ripercorre le drammatiche ore vissute dalla famiglia. Alle 20 e la quindicenne si trovava a cena dalla nonna insieme al padre a Montignano, lì ha detto di non voler andare più a scuola, è uscito di casa dopo aver terminato la cena e si è recato nella propria abitazione. Lì ha trovato alle 21:30 la chiave della cassaforte, si è impossessato della pistola d'ordinanza del papà, un vigile urbano, è uscito di casa e ha vagato per ore. Alle 23 il papà ha dato l'allarme, sono scattate le ricerche nelle campagne di Montignano e dintorni. La madre nel frattempo si recava dai carabinieri denunciando la scomparsa del figlio e sottolineando come fosse bersaglio dei bulli a scuola. Le forze dell'ordine hanno poi presidiato i bus scolastici e l'ingresso del Panzini, temendo che il quindicenne potesse presentarsi armato. In realtà il giovane si era tolto la vita e il suo corpo è stato trovato in strada a Torre Campetto a Montignano. Fatale il colpo esploso con la pistola del padre. E a scuola è accaduto un episodio che sembra avvalorare la tesi sostenuta dalla famiglia: non fare il mio nome, picchiato dallo spaccone uno dei tre studenti che appunto secondo l'accusa avrebbero sottoposto a situazioni vessatorie. Il giovane avrebbe usato le mani nei confronti di un altro studente che forse si apprestava a fare il suo nome. Ricostruito anche il comportamento del giovane a scuola: auricolari nelle orecchie per non sentire gli insulti. Mio figlio distrutto da voi, perché? Queste le drammatiche parole pronunciate dalla madre. Si parla anche di violenze fisiche. Invano il quindicenne avrebbe provato a fare pace con uno degli sbruffoni. Altra vicenda per la quale si teme purtroppo un drammatico epilogo: quella del 19enne scomparso all'altezza della diga del Furlo, ragazzo scomparso, ricerche a vuoto, i vestiti nell'auto, alla diga del Furlo. Così il Corriere Adriatico, riepilogando l'esito sinora infruttuoso delle ricerche da parte delle squadre, dei diversi corpi, delle diverse organizzazioni che sono coinvolte nelle ricerche. L'invaso scandagliato dai sommozzatori, il soccorso alpino ha perlustrato le forre, usati anche i cani, fa sapere ancora il Corriere Adriatico, che ricostruisce il profilo del giovane che si era diplomato all'ITIS di Urbino e lavorava in una ditta di componenti elettronici. Sempre secondo la ricostruzione si trattava di una persona tranquilla. L'appello lanciato dalla madre per tutti coloro che avessero scorto la presenza del giovane. E veniamo adesso alla dengue.
se ne riparla ampiamente proprio nelle pagine del Corriere Adriatico. Dengue, l'epidemia scoperta in ritardo. Il giorno dell'allarme i casi erano già 43. Corriere Adriatico che punta l'indice appunto su questa discrasia fra i casi che si erano già registrati e le azioni che sono state messe in campo quando il virus ha iniziato a diffondersi. Alcuni malati erano già stati ricoverati senza una diagnosi specifica. Nel dettaglio all'interno dell'articolo si ripercorre la vicenda che è scoppiata nel settembre scorso e si dà conto dei casi accertati che sono per il momento 183, come testimonia la tabella dal 15 agosto al 7 ottobre, di cui 133 confermati, 42 probabili, 8 possibili. Le disinfestazioni massive sono scattate a Fano nelle notti del 15, 16, 23 settembre, 7 ed 8 ottobre. I picchi dei contagi, il 14 settembre con 13 casi, nella settimana dal 9 al 15 settembre con altri 55 contagi. E mentre in farmacia è ora disponibile il test per scoprire se si è contagiati, il titolare della farmacia Vannucci ne segnala l'utilità anche dopo la prima infezione. Continua la pubblicità negativa per Fano a seguito del focolaio di dengue, pubblicità che si ripercuote anche su iniziative ed eventi. Paura del virus, si ritira società di bocce, salta un convegno, due i fronti, il campionato che viene organizzato sul territorio riservato ai diversamente abili, una squadra si è ritirata, da conto il Corriere Adriatico riguardo alla competizione che si svolgerà nel prossimo fine settimana, mentre il TAG di Bellocchi ha registrato appunto la disdetta da parte di coloro che avrebbero dovuto partecipare ad un convegno. Anche gli albergatori hanno testimoniato di defezioni. Quanto alle campagne di disinfestazione, a Pesaro si sta per dare corso alla quarta allargata all'intera zona mare, ma non ci sono nuovi casi. Il presidente di ASPES Pieri annuncia: riteniamo che quella che si effettuerà la prossima notte debba essere l'ultima. Ancora per quel che riguarda la cronaca, dal Corriere Adriatico, il fenomeno della presenza di lupi all'interno del perimetro urbano, presenza in particolare individuata nel quartiere di San Lazzaro, ed è una presenza che si ripercuote su gatti e cani, comunque animali domestici in generale. Lupi, continuano le predazioni di gatti, residenti esasperati. L'appello lanciato dai residenti: possibile che non si possa allontanarli, trovate altre due carcasse di gatto. A San Lazzaro una stessa famiglia, si legge all'interno dell'articolo, ha perso due dei suoi cinque gatti proprio per l'azione dei lupi, protagonisti di incursioni appunto a ridosso, a stretto ridosso del centro abitato. Veniamo al resto del Carlino, dove ci si occupa dei funerali di Ana, la donna di origine brasiliana uccisa a coltellate dal marito. Ana, il lungo addio, l'abbraccio del Brasile. I funerali questa mattina nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli. Anche la comunità di connazionali sarà presente oggi al funerale della donna. Proclamato il lutto cittadino a Colli al Metauro, arriverà anche la sorella di latte. La mamma invece non potrà essere presente all'estremo addio alla figlia per problemi di salute. Si tratta di una donna di 73 anni, riferisce l'avvocata e parlamentare Renata Bueno, che ha seguito molto da vicino il caso e si è occupata dei funerali muovendosi per superare quei problemi burocratici che a lungo hanno impedito in queste settimane di svolgere le esequie. Sempre dalle pagine fanesi, ma tornando al Corriere Adriatico e passando ad altro tema, il turismo e la comunicazione per promuovere la città di Fano e in particolare i suoi eventi, un incarico da 170.000 euro distribuito su 2 anni e mezzo, quello che è stato formalizzato dall'amministrazione comunale.
Turismo, nuova spinta comunicativa, sinergie tra i 5 grandi eventi è quella che intende perseguire il nuovo assessore al turismo Santorelli, che illustra la strategia che sarà sviluppata attraverso una società dell'imprenditore Claudio Gabellini. Sarà infatti la Maybe, si legge all'interno dell'articolo, ad occuparsi di questa azione a largo spettro, incentrata in particolare sui 5 grandi eventi fanesi che secondo Santorelli connotano Fano e che devono essere veicolo per portare turisti in città e ridare fiato anche al comparto commerciale. Santorelli segnala a questo riguardo come si venga da 2 anni di grande sofferenza e occorre ottenere risultati già nel breve termine. Quanto alla strategia che era stata messa in campo dalla precedente amministrazione comunale con il piano strategico del turismo elaborato da OSIP e ARC, secondo Santorelli, che intende comunque fare tesoro di quella esperienza, si è fatta forse troppa teoria e si legge ancora nel virgolettato del nuovo assessore al turismo e ai grandi eventi soltanto il filone della Fano Marinara tra quelli individuati dal piano ha dato frutti concreti. Quanto ai 5 grandi eventi, si tratta ovviamente di Carnevale, Brodetto Fest, Passaggi Festival, Fano dei Cesari e Fano Jazz by the Sea, citati in sequenza temporale. Secondo Santorelli sarebbe opportuno che si sviluppassero in connessione, che ci fossero testimonianze dei diversi eventi all'interno delle altre manifestazioni, mentre per quello che riguarda gli altri eventi, definiamoli minori rispetto ai grandi, per Santorelli necessario che entrino in qualche modo in competizione, una sana competizione per salire di livello. La rosa in questo caso comprende in particolare, si legge ancora all'interno dell'articolo, Fano Fitness Festival, Boomerang Rewind, Malatesta a Fano, Cine Fortune e Festa del Mare. Quanto invece al resto del Carlino, sempre all'interno delle pagine fanesi, si concentra sulla riapertura di San Pietro in Valle, avvenuta in occasione dell'evento con cui l'amministrazione Ser Filippi ha voluto trarre un primo consuntivo, quello relativo ai primi 100 giorni di mandato. Il miracolo di San Pietro in Valle, il sindaco Ser Filippi aggiusta il tiro. Sono stati giorni, gli ultimi, di polemica politica con gli interventi in particolare dell'ex vice sindaco Fanesi e dell'ex assessora alla cultura Fattori, che ha parlato ironicamente di miracolo quanto alla riapertura, sottolineando come in questi primi 100 giorni non siano stati effettuati quei lavori strutturali di cui San Pietro in Valle necessita per tornare pienamente funzionale, tra l'altro lavori che comporteranno un impegno di spesa molto massiccio. Confermate le aperture con l'ingresso dei gruppi da parte dello stesso sindaco, ma ieri la chiesa era di nuovo chiusa a libero accesso. Stiamo pensando di incaricare un operatore o dotare l'edificio di una bussola di vetro trasparente, così ancora lo stesso Ser Filippi, per consentire una fruizione regolare del monumento. Quanto invece alla chiesa di San Francesco, tutto confermato, vale a dire in particolare l'iniziativa di rendere visitabile quella chiesa a cielo aperto in contemporanea con l'apertura degli uffici comunali, evitando lo spettacolo che va in scena in particolare nei periodi di maggiore frequentazione turistica, quando gruppi o anche singole persone si affacciano sull'inferriata per cercare di scorgere quanto è presente all'interno. Sempre sul resto del Carlino, scusate, la vicenda dell'hospice pediatrico con i 5 Stelle che tornano ad incalzare dopo la presa di posizione della consigliera regionale Ruggeri, quella del consigliere comunale Panaroni che si affida ad una interrogazione per chiedere conto dell'approvazione della variante che è funzionale alla realizzazione dell'hospice pediatrico. Da parte sua l'assessora all'urbanistica rassicura, la variante si farà, annuncia appunto la vice sindaca. Sempre sul resto del Carlino, ulteriore approfondimento della vicenda che si lega alla gestione dell'assessorato al turismo e ai grandi eventi di Etienne Lucarelli e alle sue attività imprenditoriali private. Lucarelli e Pulmini a noleggio, l'ombra del conflitto di interessi. A cosa si riferisce il resto del Carlino? L'ex assessore socio della Fano Noleggi, ma avrebbe dovuto occuparsi anche del regolamento dei tassisti che non è stato stilato.
viene scomodato anche l'ex consigliere comunale dei 5 Stelle Mazzanti. Il servizio taxi in città è caotico, ma le interrogazioni che i 5 Stelle hanno formulato sull'argomento durante la passata amministrazione non hanno avuto riscontro a questo riguardo, però lo stesso Mazzanti all'interno dell'articolo sottolinea come un conflitto di interessi riguardo ad un conflitto di interessi non siano emersi elementi concreti. Interpellato anche l'avvocato Giovanni Orciani, che ricorda: la legge impone di astenersi da decisioni relative alla categoria di cui fa parte l'amministratore. Si torna anche parallelamente sui bilanci della Proloco Fanum Fortuna. Il resto del Carlino se n'era già occupato nei giorni scorsi e ribadisce il concetto: quei bilanci sono sotto chiave. Sul sito internet dell'associazione, nata nel giugno del 2005, non è stato pubblicato nulla. Veniamo adesso alle pagine pesaresi del resto del Carlino e ai cosiddetti affidi facili. Affidi, tocca al vice sindaco, perquisiti casa e ufficio, copiati e contenuti di telefonini e computer. Polizia e finanza alle 7.30 nell'abitazione del vice sindaco Vimini. La prassi di chiedere contributi alle imprese sotto osservazione. Ogni volta venivano girati ad opera maestra, sempre ieri acquisiti altri documenti in comune. Prima sono stati controllati dirigenti firmatari delle determine pro opera maestra, ora per la procura è il caso di sentire i politici. Vimini è stato peraltro sentito come persona informata sui fatti. I magistrati intendono fare luce in fretta. Vimini, che al resto del Carlino rilascia una lunga intervista, incarichi sempre agli stessi, adesso ci staremo più attenti, promette lo stesso Vimini. Il titolare della cultura, che non è indagato, precisa ancora il quotidiano bolognese, racconta le ore trascorse con gli inquirenti. Li aspettavo, ma non è stato un interrogatorio. Volevano sapere soprattutto della sponsorizzazione del Palio del 2023. Domande anche sui rapporti con Riviera Banca, ma sui Braceri, aggiunge Vimini. Devo dire che quello era un evento ricorrente, quindi era più naturale che l'interlocutore fosse quello, almeno per un certo periodo. Sul Corriere Adriatico, a proposito di cronaca giudiziaria, compare invece la vicenda relativa a due donne, la madre naturale di due bambine che erano state poi adottate, e una sua amica rintraccia le due figlie naturali adottate, poi tenta di sottrarle alle attuali famiglie. Si è aperto il processo a carico della madre e dell'amica, che ha fatto da tramite con le sorelline dopo averle individuate. Si legge all'interno dell'articolo come la donna, amica della madre naturale, avesse agganciato le ragazzine, questo secondo naturalmente l'atto di accusa, per convincerle persino a denunciare comportamenti molesti da parte della famiglia adottiva, per consentire poi il ricongiungimento con la famiglia naturale. Sempre dalle pagine pesaresi del Corriere Adriatico, il tema del bonus Tari, che secondo Fratelli d'Italia sarebbe in alto mare. Il comune invece obietta: no, in mille l'avranno. Botta e risposta tra opposizione e assessore Pandolfi sul contributo. La terza rata scade domani e secondo l'opposizione di centrodestra sarebbe un clima di confusione con le famiglie, che non saprebbero bene se pagare o meno. Ancora dal Corriere Adriatico, il via libera al sottopasso della ciclabile Vismara Torraccia. Il comune attendeva da tempo il consenso ai lavori da parte di RFI, consenso che è finalmente arrivato. Dal resto del Carlino e dalle pagine dedicate a Pesaro, spazio anche alla difficoltà che vivono i condomini prigionieri in casa. Sindaco, vieni a vedere perché. Il caso in via della Robbia, dove appunto il pubblico passaggio sarebbe costantemente occupato da vagabondi, ubriachi e perdigiorno, riferisce la consigliera comunale di opposizione. Altro fatto di cronaca segnalato dal resto del Carlino all'interno delle pagine dedicate al capoluogo: quello di cui è teatro il campus scolastico. Corse folli al campus, vince chi frena più tardi. Impennate in scooter e altre bravate, accade quasi tutti i pomeriggi. Oltre al rischio fisico c'è anche il problema del rumore, segnalazioni già fatte. Quando facciamo le riunioni al Marconi, impossibile tenere le finestre aperte, viene segnalato dal dirigente del Benelli Marinai.
Quando arrivano i carabinieri fanno effetto, si legge nel sommarietto, ma dopo 2 ore il piazzale torna una pista. Resto del Carlino, che poi per quel che riguarda invece il territorio si concentra sulla nuova dinamica introdotta all'ospedale di Pergola in riabilitazione intensiva. Si comunica meglio. Nuovo progetto all'ospedale di Pergola: ai pazienti vengono forniti strumenti cartacei e digitali per relazionarsi con medici e operatori. Non si sostituisce il linguaggio verbale, ma lo si potenzia, oppure si prevedono alternative, così la dirigente di Ottalevi rispetto a questo nuovo strumento. Si parla poi ampiamente, sempre sul resto del Carlino, dei finanziamenti che sono arrivati a Pergola, Sasso Corvaro e Pian di Meletto per il ripristino delle mura storiche, soldi che vengono ricavati da un bando regionale. A Pergola, per valorizzare le mura storiche, 341.000 euro, l'intervento su una porzione significativa della cinta muraria che risulta visibile già all'arrivo in città. Mentre per quello che riguarda Pian di Meletto e Pagnano, sempre dal resto del Carlino, apprendiamo come i fondi che sono stati stanziati a favore dei due centri andranno in particolare per il ripristino del castello di Pagnano. Nel caso di Pian di Meletto parla il sindaco Pierini. Zone dei merli del castello non sono agibili, vogliamo rivitalizzare tutto. Cronaca invece dalla Apecchiese: moto contro auto in ospedale Centauro 28enne, il giovane è residente ad Urbino, ora si trova ricoverato all'ospedale di Città di Castello, il tratto in questione viene segnalato come da sempre pericoloso. Quanto invece alla politica, la replica di Fratelli d'Italia alla consigliera regionale del PD Vitri, il tema è quello della pedemontana. Vitri si confonde fra date, strade e progetti. In particolare, secondo Fratelli d'Italia, la consigliera regionale confonderebbe le operazioni in corso su due diversi tratti. Ancora dal resto del Carlino e venendo ad Urbino, i lavori che hanno consentito di ripristinare la pista d'atletica allo stadio Montefeltro. Pista d'atletica ora sì che si può correre. Dopo 30 anni di attesa allo stadio Montefeltro è stata inaugurata la nuova struttura, testata subito con un campionato regionale. Quanto invece al Corriere Adriatico, e sfogliando ancora le pagine dedicate al territorio, ci si concentra in particolare dalla pagina dedicata ad Urbino, al convegno che si sta tenendo in queste ore sul patrimonio UNESCO, città Urbino appunto, che fa parte di questa classificazione. Si sviluppa in particolare il concetto di una visione innovativa, il confronto su un capitale storico da vivere per i nuovi bisogni. Sempre dal Corriere Adriatico anche il bilancio delle visite alla mostra dedicata al pittore Barocci. Si sono recati in 80.000 a Palazzo Ducale, dove a fine mese si apre anche un'area del piano nobile. E siamo così a conclusione di questo appuntamento con Occhio ai Giornali. Nel ringraziarvi ancora una volta per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento di stasera dopo il TG, quello con lo speciale dedicato alla 61esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado. Grazie di nuovo e buon proseguimento di giornata.